Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la visita del Premier Mario Draghi e del Premio Nobel Giorgio Parisi questa mattina in Abruzzo per visitare i laboratori del Gran Sasso. Draghi ha promesso maggiori investimenti nella ricerca, mentre il governatore della nostra regione, Marco Marsiglio, ha sollevato anche le questioni che riguardano l'Abruzzo e i tribunali minori. Resoconto della mattinata nel servizio di Giuseppe Dintino. Un dialogo sulla necessità di investire sulla ricerca si è consumato questa mattina ad Assergi tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e il Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi. La cornice è quella dei laboratori del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che il Premier ha definito un'eccellenza. L'Italia è orgogliosa di voi, ha detto Draghi ai ricercatori. Il Professor Parisi ha colto l'opportunità per chiedere, senza mezzi termini, investimenti costanti che vadano oltre il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi dobbiamo avere un piano settennale, decennale, in modo che si sappia cosa succede dopo il PNR, cioè deve essere, cioè gli orti non si possono innaffiare un mese sì, un mese no, e la ricerca non può essere finanziata una legislatura sì e una legislatura no, come è accaduto nel passato. Serve un accordo, se volete, bipartisan per poter estendere, avere certezza di quello che succederà nel futuro, perché senza certezza non si convince la gente dell'estero, le persone che stanno all'estero, a venire in Italia o a rimanere in Italia. Dal PNRR arriveranno 30 miliardi per la ricerca, ha risposto Draghi. Finanzieremo 30 progetti per strutture innovative e raddoppieremo il numero delle borse di studio. Vogliamo sostenervi, vogliamo agevolare il vostro lavoro. E ovviamente senza ingerenze, nel mio caso almeno, creare le condizioni economiche e culturali perché possiate progettare e crescere, facilitare le collaborazioni internazionali, di cui questi laboratori sono un esempio virtuoso, e promuovere la cultura del merito con la consapevolezza che i risultati possono non essere immediati, perché, come ci ricorda il professor Parisi, il lavoro migliore di una vita di ricerca può saltar fuori per caso e le sue applicazioni apparire in campi assolutamente imprevisti. A proposito di questo, l'ha soddisfatta la risposta che le ha dato Draghi poco fa? Sì, sì, è molto soddisfacente. Vediamo adesso poi, se spero proprio che si possa riconcretizzare in un atto preciso da parte del governo e del Parlamento. L'attenzione si è poi spostata sul gender gap. Le donne ricercatrici in materie scientifiche sono meno della metà degli uomini. Ad oggi però alla guida di importanti progetti ci sono delle scienziate. Prima si è detto che magari la questione della materia scura sarà risolta da delle donne, che ne pensa? Ma è possibile, l'argomentazione è buona. Le donne anche con l'aiuto di qualche uomo, non donne da sole. Presenti anche la ministra per la ricerca Messa e le autorità locali, dal commissario Legnini al governatore Marsiglio, il quale ha potuto avere un breve colloquio col Premier. L'occasione sarà preziosa, spero, per potergli rappresentare l'urgenza di dedicare la massima attenzione possibile al tema della messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, perché questi laboratori oggi vivono in questa condizione di incertezza che non aiuta a progettare il futuro e quindi a rendere serena anche la comunità scientifica. Sì, il commissario Gisoni ha fatto un gran lavoro di ricognizione, di ricostruzione anche di una documentazione difficile da mettere insieme, anche scoprendo e facendo rilievi anche per certi versi inediti di aspetti poco conosciuti o addirittura sconosciuti fino ad oggi di come funziona questo sistema e di quali infrastrutture percorrono questa nostra montagna. I tribunali minori, visto che in questi giorni si sta mettendo a punto la riforma. Ho appena fatto un comunicato su questo, perché tra oggi e domani le commissioni riunite votano e questo è davvero l'ultimo appello, nel senso che se non si utilizza il decreto di proroga termini per ottenere almeno
lo slittamento in avanti, la proroga quindi per questi tribunali, non avremo la possibilità di intervenire poi sulla riorganizzazione e di salvare questi tribunali. Quindi ho fatto un appello a tutti i parlamentari, ovviamente a cominciare da quelli abruzzesi, ma non solo, perché ci sono parlamentari anche non abruzzesi che hanno sottoscritto gli emendamenti e che li sosterranno, e quindi io spero che la Commissione abbia la forza e il coraggio anche politico di fare questo gesto e di salvare i nostri tribunali, permetterci così di guadagnare tempo per poter affrontare, come anche detto dal Ministro Cartabia stesso, con serenità una discussione seria, approfondita sulla riorganizzazione della geografia giudiziaria e dei servizi giudiziari. Cambiamo argomento adesso. Dopo il Consiglio dei Ministri di ieri pomeriggio, il Governo ha dato il via libera alla riforma delle concessioni balneari, che andranno così a gara dal 2024. Gli attuali proprietari non ci stanno e annunciano una manifestazione per il prossimo 28 febbraio. Stefano Recanati. Stop al regime di proroga. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato del novembre scorso arriva il via libera anche dal governo. Così le nuove concessioni balneari saranno messe a gara a partire dal 2024. Una questione ormai lunga 15 anni, da quando nel 2006 la Commissione europea approvò la cosiddetta direttiva Bolkestein, che prevede la liberalizzazione delle concessioni pubbliche, cioè i beni di proprietà statale come le spiagge. Il testo del decreto legge in cui il governo chiede al Parlamento la delega per riformare le concessioni balneari non è ancora disponibile, ma fonti fanno sapere che le gare per assegnare le concessioni dovranno essere imparziali e favorire la partecipazione delle microimprese e piccole imprese di enti del terzo settore. Le gare però saranno stilate in modo che gli attuali proprietari conservino comunque un certo vantaggio competitivo. Conterà l'esperienza tecnica e professionale già acquisita, comunque tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori, e una corsia preferenziale sarà riservata alle persone che nei 5 anni antecedenti l'avvio della procedura hanno utilizzato la concessione come prevalente fonte di reddito. Le nuove regole prevedono anche un numero massimo di concessioni da tenere per ogni singolo concessionario. In Abruzzo le strutture balneari tra mare e laghi sono 423, con i proprietari ancora sul piede di guerra, tant'è che anche nella nostra regione il 28 febbraio dovrebbe tenersi una manifestazione. A difesa degli imprenditori balneari scende in campo anche la politica locale. Faremo una dura battaglia in tutte le sedi istituzionali, dice il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Aspettiamo di leggere il testo dell'emendamento, ma la nostra posizione è chiara e mira alla tutela di quelle storiche imprese familiari che hanno investito risorse, tempo, vita per contribuire allo sviluppo del nostro paese. Trasparenza sui lavori pubblici, rispetto delle regole e della sicurezza per i lavoratori. Sottoscritto dall'amministrazione comunale di Chieti un protocollo di relazioni sindacali con CGIL, CISL e UIL per il rilancio della città. Selenia Secondi. Chieti è il primo comune a lavorare sulla trasparenza negli appalti pubblici e infatti c'è stato un accordo con le sigle sindacali che porterà proprio in questa direzione. Esattamente, abbiamo recepito l'altro ieri in giunta il protocollo che abbiamo sottoscritto con le organizzazioni sindacali proprio in materia di trasparenza negli appalti pubblici, quindi una serie di prescrizioni condivise con le organizzazioni sindacali per garantire il rispetto della legalità e soprattutto delle condizioni di lavoro. Gli effetti di questo patto si vedranno a breve, quando inizieranno già i primi lavori che sono stati messi in cantiere per le opere pubbliche? Esattamente, tutte le procedure di appalto che dovranno essere avviate dal Comune di Chieti, e fortunatamente sono molte grazie al lavoro di programmazione di questo anno, dovranno rispettare queste prescrizioni che integrano il codice degli appalti pubblici. Tante saranno le ricadute positive a cascata, tra l'altro anche una sorta di lotta per il precariato, possiamo dirlo? Esattamente, tra le finalità principali di questo protocollo è quello di garantire attraverso un controllo costante della stazione appaltante anche il rispetto della contrattazione collettiva nazionale di categoria e evitare che i fenomeni di subappalto possano nascondere in realtà quel precariato che abbiamo conosciuto in quest'ultimo ventennio. Le sigle sindacali di CGIL, CISL e UIL di Teramo denunciano la grave mancanza di personale nelle sedi teramane dell'INAIL e dell'INPS, un problema che sta mettendo in ginocchio centinaia di cittadini che non vedono riconosciuto il giusto sostegno sociale in tempi accettabili. Tania Bonnici Castelli.
700 visite mediche arretrate all'INAIL di Teramo, 6 mesi di ritardo nella liquidazione dei bonus Covid ai disoccupati da parte dell'INPS di Teramo. Sono solo 2 dei tanti esempi di grave disagio che stanno vivendo i cittadini teramani a causa della mancanza di personale in questi 2 enti. A denunciare il problema scendono in campo CGIL, CISL e UIL. Per i sindacati la cronica carenza di personale, in generale negli uffici pubblici della provincia di Teramo, sta diventando sempre più causa di inaccettabili ritardi nella soddisfazione dei diritti di centinaia di persone che non ricevono così il giusto e dovuto sostegno sociale. All'INAIL di Teramo sostengono unitariamente le sigle sindacali, al personale medico carente e indisponibile si sommano i ritardi accumulati durante la pandemia, una situazione che costringe ad attese inaccettabili donne e uomini che a causa della propria attività lavorativa hanno contratto malattie e devono vedersi riconosciuto il giusto risarcimento. Stesso discorso all'INPS. Le misure straordinarie ed urgenti legate al Covid in molti casi non vengono ancora liquidate. In particolare sono in attesa decine e decine di lavoratrici e lavoratori precari o disoccupati, a cui dopo più di 6 mesi non sono stati ancora versati gli importi di cui hanno diritto. Per non parlare poi degli ex dipendenti pubblici in attesa della liquidazione del TFR o del pagamento delle casse integrazioni. Il conto è presto fatto. All'INPS di Teramo in pochi anni, dal 2018 al 2021, si è passati da 164 dipendenti agli attuali 120. Situazione molto simile anche all'INAIL e in molte altre strutture della pubblica amministrazione teramana. CGIL e CISL e UIL si appellano così alle istituzioni del territorio nell'affiancare le direzioni provinciali di INAIL e INPS di Teramo nella richiesta di maggior personale. Adesso più che mai, chiosano i sindacati, nessuno deve essere lasciato indietro e vanno garantiti i diritti sociali a tutti e nei tempi giusti. Andiamo a Pescara adesso perché è forte la denuncia del Partito Democratico che parla di un centrodestra che annienta il futuro della città. Il centrosinistra chiede le dimissioni del sindaco Carlo Masci parlando di fallimento amministrativo a partire dalla riqualificazione delle aree di risulta. Paolo Renzetti. Blasioli, voi parlate di fallimento della giunta Masci, chiedete le dimissioni del sindaco di Pescara partendo da quello che sta accadendo sulle aree di risulta. Sì, mi sembra che sia il progetto più importante della città di Pescara, quello che ci avrebbe fatto diventare una città al passo con l'Europa, con settari di parco al centro, con vista mare, con una bonifica di 3 milioni di euro che aspettiamo da tantissimo tempo, con parcheggi silos, con un terminal bus sotto il rilevato ferroviario. Un progetto che noi avevamo fortemente voluto, che loro avevano fortemente osteggiato, prima con migliaia di emendamenti al primo passaggio in Consiglio Comunale, poi con 5.000 osservazioni. E poi, una volta arrivati al governo della città, avevano, anche se con ritardo, sposato. Ma non è stato un matrimonio così neutro, perché lo hanno profondamente modificato. I cittadini di Pescara devono sapere questo. Questo progetto è stato reso inappetibile sui TIR e sui VAN, cioè sugli indici di bancabilità, dell'appetibilità per il mondo del mercato, per l'imprenditoria, per delle scelte che sono state fatte, che hanno aumentato l'ammontare delle opere. 5 milioni di euro sul Silos Sud, addirittura con la previsione di realizzazione di una pista da sci e di snowboard a Pescara, nell'area di risulta. 5 milioni di euro in più, 4 milioni di euro in più sull'edificio a sud, l'aumento spropositato del numero di parcheggi, 300 in più, che comporta un aumento dei costi di realizzazione e un più alto rischio che gli stessi siano realmente occupati. Questo significa non aver portato a termine un progetto che era pronto, che hanno osteggiato, poi hanno sposato e hanno gravato con fondi pubblici lasciati dal centro-sinistra della giunta D'Alfonso. Mi sembra il fallimento più plateale per la città di Pescara, mi sembra che sia proprio il caso di chiedere le dimissioni del sindaco di Pescara, mi sembra che non sia il caso di aderire alla cortina fumogena lanciata dal vero sindaco di Pescara, che è Lorenzo Sospiri, che nei giorni scorsi, per coprire il fallimento di Masci, ha lanciato l'idea di realizzazione di una sede unica della regione. E l'annuncio della giunta Marsiglio di far nascere, come avete sentito, una sede unica della regione a Pescara nella zona delle aree di risulta sta trovando vasti consensi. Per il capogruppo in consiglio regionale di Fratelli d'Italia,
Guerino Testa, si tratterebbe di una soluzione ottimale. Io parto dal presupposto che non è più possibile andare avanti con una regione che ha uffici spezzettati in varie localizzazioni. È un disagio per i dipendenti, un disagio per gli utenti, è un disagio per tanti. Quindi penso che avere una sede unica in una zona altamente centrale come quella dell'area di risulta, che è facilmente raggiungibile dalla stazione, dalla centrale degli autobus, all'asse attrezzata che dista a poche centinaia di metri, la filovia dovrebbe, speriamo auspicabilmente, che tra breve dovrebbe sorgere, quindi arriverà proprio in lì, sarà una scelta quindi azzeccata. E inoltre questa scelta potrebbe dare anche lo spunto per una rivitalizzazione del centro commerciale naturale, che è una delle grandi scommesse dell'amministrazione comunale. Ci sarebbe anche un risparmio, considerando che ci sono tante sedi attualmente in città dove si pagano anche degli affitti. Quantomeno sarebbe un andare a pari, nel senso che gli affitti, i fitti che tu oggi paghi come regione, andresti a pagare tranquillamente una rata di mutuo o la scelta finanziaria che verrà fatta poi nella sede competente. La regione Abruzzo con i suoi uffici, il comune di Pescara con i propri uffici sta facendo questa interlocuzione ormai da mesi, si è arrivati a buon punto, e se non dovessero sorgere impedimenti, ostacoli particolari, penso che possa partire l'avvio, e l'auspicio è quello di posare la prima pietra prima della fine di questa consiliatura. A Pescara, nell'unità operativa complessa di urologia diretta dal dottor Roberto Renzetti, si utilizza per curare l'ipertrofia benigna il Green Lab. Vediamo di che cosa si tratta. Professor Renzetti, oggi presentate questa innovativa tecnica per la cura dell'ipertrofia benigna. Di cosa si tratta? Si tratta di un'evoluzione di una tecnica che noi già abbiamo messo in essere da circa 7 anni, maturando un'esperienza su oltre 500 pazienti, e oggi è un ulteriore upgrade del trattamento. Cioè, se prima facevamo solo una vaporizzazione o una nucleazione parziale, oggi praticamente facciamo una enucleazione in toto della zona ipertrofica, cioè di quella che è conosciuta come adenoma. Ovviamente questa parte di prostata viene poi messa all'interno della vescica e da lì poi viene in qualche modo morcellata. Ora, qual è il vantaggio di questo discorso? È che una volta queste prostate di volume notevole venivano approcciate con il taglio chirurgico, oppure bisognava fare una resezione a volte anche in più tempi. Oggi con questa tecnica chiudiamo il discorso in un'unica volta, il paziente dopo 3 giorni va a casa senza tagli e senza nulla, può avere qualche disturbo irritativo, qualche processo infiammatorio, ma nulla di che, insomma, che gli impedisce una ripresa della vita quasi normale in pochissimo tempo, e non abbiamo limiti sui volumi di ghiandola prostatica. Inoltre abbiamo anche del tessuto per fare l'esame istologico. Motivo di orgoglio è che ovviamente questo è la fine di un percorso iniziato già da tempo, anche con dei tutor, con dei corsi fatti in giro per l'Europa, e che oggi pongono la ASL di Pescara come 5° centro in Italia per la messa in opera di questa tecnica. Bilancio positivo per le attività del COPE Teramo, il nuovo centro di informazione e comunicazione della Commissione europea Europe Direct Abruzzo. A parlare dei primi risultati ottenuti e di quelli che sono gli obiettivi futuri, è il presidente Filippo Lucci, che ascoltiamo nell'intervista. Presidente Lucci, da 1 anno e mezzo lei è al vertice del COPE, il consorzio Punto Europa, 1 anno e mezzo di grande lavoro per la regione Abruzzo, tanti i progetti che avete portato avanti e che avete anche concluso. Sì, un anno molto importante, perché abbiamo vinto la gara più importante, la gestione dello sportello della Commissione Europea per l'Abruzzo, e abbiamo iniziato a gestire lo sportello di Invitalia per Resta al Sud, 48 domande che hanno avuto successo.
questo per nuovi imprenditori con finanziamenti a tasso zero e contributi assolutamente importanti, perché parliamo di 200.000 euro a fondo perduto e quindi risorse molto significative. Ma soprattutto abbiamo fatto un'azione di risanamento del consorzio, di allineamento con il personale qualificato, molto qualificato. Poi abbiamo una nuova sede al centro di Teramo, molto prestigiosa, che è stata inaugurata addirittura dal capo dipartimento delle politiche europee della presidenza del Consiglio dei Ministri, insieme al numero uno della Commissione europea in Italia, Antonio Parenti. E oltre questo, l'affiancamento alle amministrazioni locali, nuove amministrazioni che sono venute a far parte del consorzio, come il Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga, i comuni come Fano Adriano, Pietra Camela e tante altre realtà che hanno deciso di sposare il percorso del consorzio anche al di fuori dei confini provinciali. Voi sapete che il consorzio ha comuni anche fuori dall'Abruzzo, quindi in Sicilia, nelle Marche, in Molise, e quindi un lavoro molto importante, soprattutto la scrittura dei progetti. Significa affiancare le amministrazioni nelle idee, nell'assistenza tecnica, anche rendicontazione, sappiamo quanto è importante. Una nuova sfida che ovviamente vede il protagonista il Consorzio Punto Europa anche con il PNRR. Sul PNRR lo stiamo facendo per tantissime amministrazioni e mi piace dire che la maggior parte dei progetti che noi stiamo candidando hanno avuto buon esito, un successo significativo. Lei è anche reduce da un viaggio a Dubai. Sì, abbiamo presentato uno slogan nuovo e un progetto significativo per l'Abruzzo, paesaggi culturali, cultural e landscape, è un modo di raccontare l'Abruzzo in maniera diversa. L'abbiamo fatto con il Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga, Italia Nostra, insieme alla Regione Abruzzo, ed è stata un'occasione utile per lanciare il primo progetto concreto sui paesaggi culturali, che è l'Ippo Via del Gran Sasso, che partirà a giugno e che è stata finanziata grazie a questo progetto. Adesso apriamo la pagina di sport, ovviamente calcio di Serie C, perché dopo la sconfitta di lunedì sera nel posticipo contro la Reggiana, il Pescara ha sostenuto ieri una seduta di scarico proprio a Reggio Emilia prima di rientrare in Abruzzo, in vista del turno di campionato che arriva già dopodomani, sempre in posticipo contro la Virtus Entella allo stadio Adriatico Cornacchia. Nei biancazzurri mancherà ovviamente lo squalificato Nzita, espulso nella gara contro la Reggiana. A prendere il posto a sinistra ovviamente sarà Rasi. Auteri spera di recuperare in difesa Ingrosso, mentre potrebbe esserci una possibilità sempre in difesa al posto di Janes per il giovane Veroli. A centrocampo out anche Memushai, con la coppia Pompetti-Derisio che potrebbe essere confermata, anche se Pontisso scalpita per una maglia dal primo minuto e potrebbe scalzare l'ex Bari per far coppia proprio con Pompetti. In attacco Ferrari in vantaggio su Cernigoi, mentre sulle corsie esterne conferma per Rauti, uno dei più positivi in una serata storta, quella del Mapei Stadium, con Clemenza in vantaggio su Dursi, opaco anche contro i Granata di Aimo Diana. E a proposito della gara opaca di lunedì sera, ascoltiamo proprio Carlo Derisio, che già guarda alla sfida tutta in salsa playoff contro la Virtus Entella di giovedì sera. Sì, sicuramente affrontavamo una grande squadra, organizzata, di qualità, noi potevamo fare molto di più, non ci siamo riusciti, peccato. Comunque prepariamo subito la partita di giovedì. Guarda, non siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato, però ripeto, l'avversario era di livello e questo ci dispiace, daremo sicuramente di più la prossima partita. Sì, penso che dobbiamo dare molto di più di quello che abbiamo dato oggi. E sicuramente sono sicuro che giovedì sarà un'altra partita rispetto ad oggi. No, penso che il risultato, comunque il fatto che abbiamo perso, ha creato un po' di nervosismo, perché ci tenevamo a fare bene, purtroppo non è andata bene, ma ripeto, testa subito a giovedì, perché tra tre giorni si rigioca e non possiamo spendere troppe energie. Guarda, abbiamo preso gol dopo di subito all'inizio e questo ha un po' cambiato la partita. Poi è normale che vuoi cercare di riprenderla, non ci riesci, e poi alla fine c'è stato nervosismo appunto perché stavamo perdendo, penso che è una cosa normale. È una sfida importante anche per i Liguri, per la Virtus Entella, che è reduce da due successi consecutivi e più in generale da un girone di ritorno nel quale ha recuperato parecchie posizioni in classifica. Il difensore Marco Chiosa è certo che sarà una partita sicuramente stimolante.
Sì, il fatto che si giochi ogni 3 giorni ci dà la possibilità di approcciarsi subito alla prossima partita, non pensare al passato, all'ultima vittoria e cercare di concentrarsi sulla partita di Pescara. Domani sarà una partita difficile contro un avversario tosto, ma noi dobbiamo fare quello che abbiamo fatto in queste partite e cercare di portare il miglior risultato a casa. Secondo me sarà una partita aperta, come hai detto tu, perché comunque loro sono una squadra molto propositiva, molto votata all'attacco, quindi sono sicuro che sarà una bella partita. Da parte nostra dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto con compattezza, con solidità e poi sfruttare gli episodi che comunque fuori casa ci capiteranno. Dobbiamo cancellare quello che ho fatto prima, il fatto che giochiamo ogni 3 giorni, come ti ho detto in precedenza, non ci dà modo di pensare, anzi ci dà uno stimolo ulteriore, perché come hai detto tu anche una partita molto bella contro una diretta concorrente ed è bello confrontarsi in queste partite in un bello stadio, un bel campo, quindi ci sono tutte le condizioni per poter far bene, noi siamo pronti. E Pescara, che come la Reggiana ovviamente giocherà il proprio turno di campionato domani, oggi invece tutto il resto del programma e sarà giornata di campionato per il Teramo che alle 18 affronta Albonolis la Pistoiese in un altro scontro diretto, stavolta in chiave salvezza, che potrebbe consegnare un altro pezzettino di permanenza in Serie C biancorossi. Guidi va verso la difesa a 3 con il rientrante Codro, Mazzia, Coponi e uno tra Pinto e Soprano nel pacchetto arretrato. Dubbio anche sulla fascia destra, dove Azio Osmanovic e Boasi contendono una maglia, davanti con D'Andrea, Malotti e uno tra Cisco e Rosso. Entusiasmo, la parola d'ordine in casa Diavolo, con Guidi che torna sul successo di Viterbo, che ha dimostrato la forza della sua squadra di risalire le difficoltà. Ma ci deve rimanere assolutamente l'entusiasmo, la consapevolezza di aver ripreso una partita. Come ho detto a tanti, siamo stati un po' come l'Araba Fenice, siamo risorti dalle ceneri. È chiaro che questa forza te la devi portare dietro e altrettanto ti devi portare dietro i primi minuti dove potevamo fare di più e non avevamo, insomma, e non stavamo facendo. Quindi però è importante cavalcare l'entusiasmo e la forza di una partita dove ci vedeva sconfitti, siamo riusciti a ribaltarla, quello io penso che sia lo spirito con il quale dobbiamo iniziare la gara domani. Se io vi dovessi dire che è un gruppo che ha sbagliato un allenamento, vi direi una menzogna. Non c'è stato un giorno da quando abbiamo iniziato che questa squadra non si è allenata in maniera violenta, violentissima. Quindi la cosa che dava fastidio è che secondo me non avevamo dal punto di vista mentale quella maturazione di dare continuità alle prestazioni. Cioè, a un certo punto secondo me ci sentivamo troppo bravi e quando ti senti troppo bravi, non cavalchi l'entusiasmo, non giochi con qualità, poi nelle difficoltà all'interno della partita non sapevamo starci. Ma domani ormai ci siamo focalizzati su quelle che erano le finali da giocare. Questo l'ho detto a voi più volte, ma lo ribadisco continuamente a ogni singolo calciatore e sempre alla squadra. Noi ci eravamo prefissati di fare 15 finali, le prime due sono andate bene, ora ne rimangono 13, ma ogni partita è una finale e domani in chiave classifica è chiaro che è una partita che pesa tanto, perché giochiamo con quella che in questo momento è l'ultima della classe, ma è una squadra che ha cambiato molto, ha cambiato allenatore, ha cambiato tantissimi calciatori, annovera nelle proprie file giocatori esperti che erano anche in categoria superiore. E, insomma, domani è una partita complicata e come ho detto alla squadra, noi dobbiamo subito resettare quello che è stato e concentrarci subito su quello che è l'impegno di domani, con la consapevolezza che se dovessimo allungarci o se dovessimo esporci
a delle eventuali ripartenze, o dovessimo concedere tanto tempo e spazio a giocatori del calibro di Massimo, Vano, Suciu, Stiepovic o Bocic, insomma, o tutti quelli che loro hanno nel reparto avanzato, è chiaro che potremmo andare in grande difficoltà. Quindi è una partita che dobbiamo assolutamente approcciare bene, con la consapevolezza che in chiave classifica è estremamente importante. Oggi in campo il Teramo, ma non solo, perché tra pochissimo scenderanno in campo anche Castelnuovo e Pineto per il recupero della prima giornata di ritorno, ovviamente del campionato di Serie D, girone F. Per noi al comunale di Castelnuovo c'è Stefano Recanati, a cui do il buon pomeriggio per le formazioni delle due squadre. Buon pomeriggio Stefano. Buon pomeriggio a voi, squadre già schierate sul rettangolo verde. Approfittiamo allora per darvi immediatamente le formazioni di Castelnuovo e Pineto, che recuperano oggi la 18ª giornata del campionato di Serie D girone F, la prima del girone D in ritorno. Castelnuovo in campo con il 4-2-3-1 con Natale in porta, Pulsoni, Terrenzi, Orlando e San Severino a formare la linea difensiva, Paul e Alfoglia e Alfieri a centrocampo, sulla tre quarti di Gidio, Emili, Lorenzo e Scacco, Bubalo è l'unico terminale offensivo a disposizione, Alonso, Cangemi, Casimiri, Emili, Leonardo, Camilleri, Ragni, Prestiani, Morelli e Sparboli. Allenatore e Guido Di Fabio. Risponde il Pineto con il 3-5-2, Mercorelli in porta, Metisca, Pepe, Bosco in difesa della quercia, Minicleri, Paoli, Domizzi e Re a formare la linea di centrocampo, Romano, Barlafante in avanti, a disposizione Montese, Marchigiani, Caprioli, De Biase, Cascione, Capaldo, Del Mastro, Galeano, Minella. L'allenatore è Daniele Amaolo, arbitra il signor Paul Leonard Mialace di Terni. Gara iniziata da 15 secondi, 0-0 il parziale. Ricordiamo che il Castelnuovo va in cerca della vittoria per rialzarsi dopo le ultime brutte prestazioni, con 20 punti classifica, chiamata a ricucire dalle immediate inseguitrici. Poi c'è il Pineto, che con la vittoria manterrebbe viva la fiammella dei playoff. Si gioca da 30 secondi, 0-0 il parziale. Linea che può tornare a voi. Grazie a Stefano Recanati. Il servizio della partita lo potrete vedere nel corso del pomeriggio, perché dalle 17.30, ovviamente appuntamento con l'Abruzzo del pallone, con Andrea Costantini in studio, ovviamente per vivere le emozioni di Teramo Pistoiese, gara dello stadio Gaetano Bonolis, con il TG6 che alle 19 sarà in forma flash, che torna invece nella edizione consueta alle ore 23. Tutti i servizi tra poco saranno disponibili sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. A me non resta che ringraziarvi per l'attenzione, darvi appuntamento alle 17.30 con l'Abruzzo del pallone e augurarvi un buon pomeriggio in compagnia dei nostri programmi.